Ciao amici vari investor, sapete che quando sono bullish su un'azione mi piace esporre bene la mia tesi di investimento facendo anche più di un video sulla stessa azienda, riportandovi quello che può andare bene e ovviamente anche quello che può andare storto, quali sono i rischi dell'investimento e questo è uno di quei video dove non vi parlerò solo di quello che c'è di buono nell'investimento in Intel, ma anche delle problematiche e dei potenziali rischi. Infatti sono arrivate di recente delle notizie che potrebbero influenzare negativamente le performance di Intel. Quindi, se siete degli investitori in Intel oppure state pensando di investirci, non perdetevi questo video. In un precedente video vi avevo già spiegato le mie perplessità sull'investimento in Intel emerse dopo che Gelsinger ha deciso di aumentare gli investimenti in CapEx sempre di più, fino ad arrivare a ridurre il free cash flow dai 21 miliardi del 2020 agli 11 miliardi del 2021, fino ad arrivare ai 2 miliardi e qualcosina previsti per il 2022. Avevo detto in quel video che molte cose potevano andare storte, che quindi Intel stava diventando un investimento un po' più rischioso. Non rischioso in termini assoluti, altrimenti non ci avrei investito, avrei comprato quei cazzo di Bitcoin se volevo rischiare, ma più rischioso rispetto a 2 anni fa, perché in questo video vedremo proprio cosa sta andando storto. Allora, facciamo un riassunto molto veloce di quello che è successo ad Intel negli ultimi anni. Come potete vedere, il prezzo di Intel in pratica è agli stessi livelli di 5 anni fa. Ma come mai? Come sapete, il prezzo di un'azione è determinato sul lungo periodo dalla crescita degli utili dell'azienda. Quindi più aumentano gli utili, più sale poi il prezzo di conseguenza. Ma gli utili di Intel sono in pratica rimasti gli stessi, non sono andati da nessuna parte negli ultimi anni. E il prezzo ha semplicemente rispecchiato quest'andamento. Allora, quindi, che succede? Che Intel decide di dare una svolta a questa situazione e arriva il nuovo CEO Pat Gelsinger con l'obiettivo di trasformare Intel da vecchia azione blue chip da dividendo in stile IBM e Cisco System in una tech growth pura. Gelsinger arriva mettendo sul fuoco quindi diversi progetti, investimenti, ricerca e sviluppo per riguadagnare la leadership tecnologica, ingressi in nuovi business e uno di questi, il più importante di tutti, è l'investimento nelle gigafactory per la produzione di chip per altre aziende. In particolare in Ohio verrà costruita la più grande fabbrica al mondo di chip, per un investimento di 20 miliardi di dollari. Una cosa sulla carta buona, data la grande richiesta di chip in tutti i settori, ma il mercato la prende un po' male questa cosa e il prezzo scende perché Gelsinger vuole fare tutto subito, una sorta di all-in, cioè dice che la richiesta di chip c'è adesso e quindi dobbiamo fare in fretta e mette subito sul piatto investimenti per oltre 30 miliardi in CapEx, riducendo di conseguenza in maniera significativa il free cash flow. Ma perché Gelsinger era così ottimista e è andato così aggressivo con gli investimenti? Perché era convinto ancora di finanziarli principalmente in due modi. Uno con il CHIPS Act, ossia gli incentivi governativi pari a 52 miliardi di dollari per aprire fabbriche di semiconduttori negli Stati Uniti. E un'altra parte dei fondi sarebbe provenuta dall'IPO di Mobileye, l'azienda del gruppo che si occupa di sistemi a guida autonoma, che secondo gli analisti avrebbe superato in caso di IPO i 50 miliardi di dollari. Tutto bello sulla carta e già gli investitori si stavano pregustando una poderosa risalita dei prezzi dell'azione, ma degli eventi spiacevoli stanno purtroppo cambiando i piani di Gelsinger. Il CHIPS Act ancora non è passato e non è ancora arrivato un centesimo e l'apertura degli stabilimenti produttivi negli Stati Uniti è in una situazione di totale stallo e l'apertura dello stabilimento in Ohio è stata rinviata a data indefinita. E il management di Intel si è anche incazzato e ha inviato una lamentela, chiamiamola lamentela, diciamo un sollecito ufficiale al Congresso americano dicendo testualmente: la portata e il ritmo della nostra espansione in Ohio dipenderanno fortemente dai finanziamenti del CHIPS Act. Sfortunatamente, il finanziamento del CHIPS Act è andato più lentamente di quanto ci aspettassimo e non sappiamo ancora quando sarà fatto.
È tempo che il Congresso agisca in modo da poter andare avanti alla velocità e con le ambizioni che abbiamo a lungo immaginato per l'Ohio e i nostri altri progetti. In pratica, Intel dice che senza questi soldi ci potrebbe mettere più anni per realizzare queste fabbriche e magari facendo anche una cosa più contenuta, più streamingzita, perché ovviamente non è che puoi spendere 20 miliardi così. E quindi l'accelerazione della crescita per l'azienda potrebbe ritardare in maniera pericolosa, perché Intel al momento, ricordiamoci che è una crescita stagnante. Ma il fatto è che queste fabbriche sono fondamentali non solo per Intel, ma anche per gli Stati Uniti se vogliono fronteggiare il problema dello shortage dei chip, che secondo gli esperti durerà ancora per diversi anni. E queste fabbriche sono strategiche per non dipendere da quelle orientali, ovviamente. Allora mi chiedo io, se è così importante per gli Stati Uniti, perché non sganciano questi soldi e risolvono il problema? Probabilmente è perché 52 miliardi oggi per gli Stati Uniti sono un mucchio di soldi e hanno altri problemi, forse altre priorità, tipo finanziare il conflitto in Ucraina, cioè 42 miliardi per le armi in Ucraina, sì, 52 miliardi per l'industria dei semiconduttori americana, no. Poi ci sarebbe l'IPO di Mobileye, che l'azienda ha messo in moto ufficialmente a marzo, ma con di mezzo il rischio Ucraina, l'inflazione alle stelle, il rischio recessione, il sentimento bearish del mercato, si rischia con questa IPO di fare un flop clamoroso, quindi è molto probabile che verrà rinviata anche questa in data da definire. Quindi non si può contare nemmeno sui soldi di questa IPO. E come se non bastasse ciliegina sulla torta, anche il lancio dei processori Xeon Sapphire Rapid, quelli per i server per intenderci, è stato rinviato al Q2 2023, quando invece era prevista per la seconda parte di quest'anno. Ok, ha inciso sicuramente il problema dello shortage dei semiconduttori, ma il fatto è che, nonostante possa essere un processore molto innovativo e molto prestazionale, i clienti non staranno fermi ad aspettare che Intel risolva i suoi problemi di supply chain e ovviamente si rischia che andranno a comprare dalla concorrenza. Quindi, come potete vedere, ci sono diversi elementi negativi, diverse cose andate storte che avranno un impatto su Intel. E secondo me Gelsinger doveva agire con un maggiore margine di sicurezza. E pertanto non mi aspetto che i prossimi trimestri siano molto positivi per Intel. Secondo me il prezzo potrebbe far fatica a riprendersi, diciamo, nei prossimi mesi. Non disperiamoci però, perché non è detto che i prossimi semestri saranno così negativi, perché nell'ultima trimestrale di Samsung sono uscite delle buone notizie per quanto riguarda l'outlook. Come sapete, Samsung è anche un grande produttore di chip, di processori, e prevedono una forte richiesta di processori nel settore server nei prossimi mesi. Quindi potrebbe essere la maggior domanda globale in questo settore a salvare Intel nelle prossime trimestrali. Però è certo una cosa, per investire in Intel bisogna avere un orizzonte temporale lungo, un orizzonte temporale secondo me di 10 anni. E nel frattempo monitorare la situazione, perché gli effetti di questi grossi investimenti che l'azienda sta facendo si vedranno solo dopo il 2024-2025. Quello che comunque non mi fa vendere Intel è il fatto che il downside è davvero basso, cioè non è come dire oh mio Dio, se Intel non cresce almeno del 10% all'anno per i prossimi 10 anni siamo finiti. Cioè, non è come investire in Tesla che se non mi fa una crescita eccezionale, spettacolare da manuale per i prossimi anni, perdo soldi. Intel per fortuna ha un prezzo così basso che a mio avviso, poi voi fate le vostre valutazioni, deve crescere poco per risultare un buon investimento. Il downside è basso, però allo stesso tempo il potenziale upside è alto, perché i nuovi processori Intel sono molto molto competitivi, sta lanciando davvero degli ottimi prodotti. E qua vanno fatti i complimenti a Gelsinger, e lo dicono i benchmark, lo dicono gli esperti del settore. E se le cose dovessero mettersi bene con le fabbriche, se si dovesse sbloccare questa situazione e ovviamente Intel riuscisse a cavalcare questo enorme trend della domanda di chip, ci potrebbero essere degli ottimi profitti. Ovvio dobbiamo parlare al condizionale, però nella mia tesi personale ci rimango investito in Intel perché vedo il rischio basso a questi prezzi. Però
Perciò potenziale downside basso, potenziale upside alto, questo è il value investing alla Seth Klarman. Infatti Intel è una delle sue principali posizioni. Quindi la mia strategia è restare investito con un orizzonte temporale lungo, monitorare la situazione e nel frattempo incassare i dividendi. Ma voi dovete fare le vostre valutazioni, le vostre considerazioni e se avete Intel in portafoglio, state pensando di entrarci, scrivete cosa ne pensate di questa azienda e qual è la vostra prossima mossa nei commenti. Un bel like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide!